prendete le vostre leggi e bruciatele. Chi è che diceva delle cose così pazzesche? Sicuramente non io, ma François Voltaire. Oggi parliamo di filosofia con un antifilosofo, perché Voltaire è stato sia un pensatore che un grande critico del pensiero, un grande ateo sicuramente, infatti io sono un ebreo credente ma prendo le distanze ma stimo l'ingegno volteriano, e oggi parliamo di François Voltaire. Dunque, su François Voltaire ci sarebbe da fare un poema. Nella sua vita, lunga 75 anni, ne ha fatte una più di Bertoldo, come si diceva. Infatti fu un gesuita da giovane, poi rifiutò completamente qualsiasi dettame religioso, si fece ben volere dai re, fu un grande raccomandato, se possiamo dirla con termine moderno, che insegnò in lungo e in largo lo scetticismo, la critica sferzante, e non ebbe sicuramente paura di dire quello che pensava, tant'è vero che ebbe diversi problemi per le sue esternazioni, tant'è vero che finì anche in carcere per un periodo, François Voltaire. Ma di che segno era questo grande scettico, questo sornione prendi in giro? Sicuramente uno scorpione, nacque il 21 novembre, segno di personalità critiche, imprevedibili, acide, pungenti, ma con un ascendente chiarissimo nei gemelli. Infatti queste sue prese in giro avevano la leggerezza, l'eleganza, la frivolezza di un ascendente gemelli, molto odiato da tutte le religioni, molto in contraddizione anche con l'ebraismo, scrisse delle parentesi molto acide, molto veramente quasi antisemite sull'ebraismo. Nel dizionario filosofico Voltaire spara zero su qualsiasi persona e personaggio, però per questa sua grande franchezza, per questa sua grande lucidità di pensiero è passato alla storia. Criticò l'ottimismo. Nell'epoca del Settecento, con l'avvento dell'Illuminismo, lui assieme a Montesquieu, a Diderot e a altri pensatori fu uno dei grandi padri del razionalismo e dello scetticismo, e se lo si inquadra in questa cornice anche il suo antisemitismo o il suo anticlericalismo risultano coerenti perlomeno con una sua certa perversa logica. Tant'è vero che disse anche negli ultimi anni che se un universo era così bello doveva esserci senz'altro un autore straordinario, come lui scherzò alludendo appunto all'esistenza di Dio, per cui fu anche molto complesso analizzare il pensiero di Voltaire. Con una fredda luna nel Capricorno, Voltaire era molto duro, spesse volte, era molto acido, molto distaccato, aveva una Venere nel Mercurio in Sagittario, Voltaire, che lo portava a essere molto curioso, anche molto esagerato, e con un Mercurio opposto all'ascendente a fare anche delle solenni figuracce. Infatti vari conti e vari nobili dell'epoca lo tirarono un po' per la giacchetta Voltaire, dicendo: ma senti, anche tu però potevi risparmiarti queste robe. E infatti Voltaire scrisse una apologia di Luigi XVI, scrisse Il secolo di Luigi XVI, un libro di encomiastico verso il re, cercò di farsi ben volere da tutti, fu anche amico di una certa Madame de Pompadour, che fu un po' la sua musa ispiratrice, forse anche la sua amante, una capricorna ascendente acquario che lo protesse sotto la sua ala protettiva. Scrisse tantissime critiche, tantissimi aforismi, è celebre l'aforismo volteriano Il superfluo è necessario, e proprio rende l'idea di un pensatore che seppe essere sia molto dandy che molto critico e molto sovversivo rispetto a tutte le forme di potere e di dogma. Fervente oppositore dell'astrologia, infatti non mi è molto simpatico anche per questo, comunque fu un grande sostenitore del pensiero, della filosofia, della cultura, tant'è vero che poi
in tutto il mondo, venne ricordato come grande intellettuale. Intellettuale, polemico, litigioso qualche volta, anzi spesso e volentieri, con un Marte nel Sagittario congiunto a Mercurio, Voltaire sfidò le regole e le imposizioni, dimostrandosi un personaggio molto indipendente e originale, fuori dal coro rispetto al pensiero filosofico, perché non elaborò mai un suo sistema filosofico, ma ironizzò sull'ottimismo e sul pensiero nel suo Candido, ovvero l'ottimismo, dove c'è proprio il personaggio del filosofo greco Pangloss, che è stralunato, che è fuori dal mondo, e in cui Voltaire prende in giro sia l'ingenuità e il candore di Candide, che è il suo protagonista, sia invece l'essere fuori dal mondo di Pangloss, che è questo filosofo che non sa che pesci pigliare. Scrisse anche dei vari drammi, lo Zadig, che non è il mio cognome, ma è un'opera molto famosa. Scrisse tantissime opere anche teatrali, fu un personaggio versatile e stimolante, sebbene non condivisibile in molti frangenti, lo dico anche io stesso da ebreo, alludendo al dizionario filosofico. Grandi opere, grandi personaggi, grandi intellettuali del passato, e alla prossima puntata di Stelle e Stars. Au revoir!